Ciao popolo blu cerchiato, e stamattina ho già cagato. Con calma, contestualizziamo. Sul gruppo di Memo Sampdoria, Fede qualche giorno fa se ne uscì con questo messaggio. Se vuoi venire anche tu, noi porteremo in Europa il grande cuore del... Ciao popolo blu cerchiato, stasettina ho già cagato. A proposito di cagate, parliamo un attimo della dirigenza della Sampdoria, che in questi giorni sta facendo di quelle genialate veramente incredibili. Dopo la cessione di Murru, che ha distrutto il cuore di tutti noi tifosi sampdoriani, come se non bastasse, ieri è ufficializzato anche il trasferimento di Paolino all'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto. Bene. Non è che abbiamo fatto una grande cosa, perché abbiamo comprato Di Paoli l'anno scorso a 4 milioni e mezzo e quest'anno gli diamo la possibilità di comprarlo a 6. Una grande plusvalenza. Allora, partiamo dal presupposto che De Paoli non sia un grandissimo fenomeno, però è comunque un buon giocatore che si impegna, che corre, che il suo lo fa sempre. Il problema principale qual è? Andando a vedere De Paoli, l'unico sulla fascia che rimane Berezinski, probabilmente il giocatore peggiore della Samp in questo momento, come fine del campionato dell'anno scorso. Quindi, non era meglio mandare via Berezinski? No, logicamente Berezinski, chi lo compra? Chi se ne frega, lo scambi, lo svendi, basta che non lo faccia più giocare. È un suicidio calcistico far giocare Berezinski. Titolare, poi, cioè, si è visto anche col Benevento, ha giocato malissimo. Morale della favola, non è solo De Paoli il problema. Il problema è anche Ramirez vicino al Torino. Faccio proprio fatica a capire questa cosa. Ramirez vuole andare via dalla Sampdoria, va bene. Ma allora perché non è andato a giocare in Arabia Saudita? Gli hanno proposto un contratto che sarà... Ma a mani basse gli davano il doppio di quello che potrà prendere al Torino. Avrebbe avuto la possibilità di chiudere la carriera vincendo qualche trofeo, qualche campionato. Sì, il campionato arabo, wow, capito? Meglio che niente, meglio che andare al Torino, cioè. Con tutto il rispetto per i tifosi del Torino, però non credo che il Torino nei prossimi 2 o 3 anni vincerà qualcosa di spettacolare, tipo una Coppa Italia, uno scudetto o qualcosa. Perlomeno chiudi la carriera vincendo qualcosa, sei contento. Che perché Ramirez è un gran giocatore, ha delle ottime qualità. E noi, tanto per cambiare, faremo come Linetti, lo svenderemo proprio, toh, tieni. Detto questo, perlomeno la buona notizia è che è arrivato Keita, quindi, con il coronavirus, quindi, per ora salta, non salta il trasferimento, salterà le prossime 2 partite probabilmente, però, insomma, perlomeno abbiamo un buon numero 10. Secondo me è un ottimo numero 10. Ottimo, perché comunque rischiamo di averlo nostro, perché c'è l'opzione di riscatto da parte nostra a 10 milioni, che per il giocatore è pochissimo, e contando che i 2/3 dell'ingaggio lo paga il Monaco. Quindi, meglio di così non si poteva fare su Keita, malissimo invece su De Paoli Ramirez. Quindi, detto ciò, speriamo se vanno via Ramirez e De Paoli che ci sia, non dico tanto, almeno un buon acquisto, uno solo, non dico tanti, uno. Nei prossimi giorni faremo un video su consigli del fantacalcio in rete ai giocatori della Samp, quindi restate collegati, attivate la campanella degli avvisi. Ciao popolo blu cerchiato!